Ho costruito la diga. Ah sì? E io la faccio di secondo livello. E allora io la faccio di terzo livello. Perfetto, allora io ci metto l'acqua. No. Fuori. Ma è casa mia. Fuori lo stesso. Ma... Ciao a tutti, bentornati sul canale dei Rolling Gainers. Qui siamo con Claudio e Luca. E oggi siamo qui per presentarvi un doppio unboxing di Barrage edizione Kickstarter. E... niente, andiamo a vedere i componenti di tutte e tre le scatole. Adesso ne abbiamo una sola perché 7 kg e 8 di scatole sono pesanti. E niente, ci vediamo alla fine per le considerazioni. A dopo. Ok, questa foglietto. Questa è la scritta che ti dice che hanno sostituito le tesserine delle azioni con quelle nuove perché sono più spesse. Ok. Regolamento. Questo qui. Regolamento in italiano, mi è capitato. Io c'ho in inglese, in italiano sta sotto. Questo è in inglese. Plancia. Plancia. Io la plancia. No, io no. Io prima un'altra cosa da fustere. Questa è la plancia, la apriamo dopo. Questa è la selezione azioni, dove si mette le azioni di giocatore. Sì, sì, no? Qua si mettono i contratti. E questa è l'azione povera delle monete. Ok. C'ho una seconda fustella. C'ho delle monete, c'ho delle punti di fine partita, delle... queste sono le setup dell'acqua iniziale. Dei fiumi all'inizio, giusto? Quelle che si mettono in testa. Esatto. Dei fustelli subito blu. Fa così. Dei personaggi. Altra pancia. Ognuno ha il suo personaggio. Enrico Liri, italiano. Pancia personaggi. Questo invece è la scheda riepilogativa di ogni personaggio, giusto? Le azioni che uno può fare, i poteri. Anche questa pancia a mia sembra abbastanza fatta bene. Joseph Fontaine, il francese. Sì, guarda, sembra quasi mezza gommata. Poi c'ho Oberst Dassler, Marguerite Grant. Anche io ho il riepilogo. Mi hai messo delle fustelle in mano. Sì, effettivamente, vedi? Ah, si defustella easy. Le mie 7 partite a barrage prima di playtest hanno fatto qualcosa di importante. Queste sono... le tessere con i contratti. Altre tessere, questo, altre fustelle. Sì. Tessere contratti. Questi sono i vari personaggi, perché ogni personaggio, oltre alla cosa base, ha un potere particolare. Sì. Da mettere insieme. Sì. Ingegnere. Quindi io ho altre fustelle ancora. Altre fustelle, altri ingegneri. Per giornare, esatto, altre plance. Prime bustine. Altri contratti. Prime bustine. Contratto mostro. Un contratto mostro da 15. E ecco la mia fustella nuova per le tesserine. Voglio vedere la differenza tra quella normale e quella che hanno rifatto. Prima Dati. Parte no, questo è il tracciato dell'energia. Esatto, questo è il tracciato dell'energia. Esatto, tracciato dell'energia. Sì. Dietro c'è anche un'immagine di schermo. Anche come questo è bello, bello spesso. Comunque, il tuo è curvo. Il mio è curvo. Il tuo è curvato, anzi, è proprio piegato qui. Oh. Niente che l'enciclopedia Motta non farà anche il mio diventare normale. Vedi? Buste, tante. Questa è la plancia. È la plancia per le selezioni azioni, per le tesserine azioni. E adesso ecco qua, signori. Pirattina. Boom! Bash! La mia prima è super storte! La mia prima è buona. La mia prima è totalmente storta.
La seconda peggio ancora. La mia, la seconda è avuto un piccolo problema tecnico. Sì, sì, sembra che si sia sbagliato al sole. La terza peggio ancora. Niente. Bene. Io sono stato più fortunato, mi hanno detto accettabile. Esperimento con la ruota curva. Ecco, questa è curva. Questa è curva. Ancora se la porta, se la porta. Quello di prima di te no però. Ok, soffro, qui soffro un po', Sono arrivato in materiale. Io ho altre tesserine. Queste sono quelle bonus. Sono i pre. Quelle che si possono comprare. Esatto. Tesserine si possono comprare. E sono arrivato al giocatore nero. Io no. Io sono ancora una plancia che è piegata. Non so cos'è. Io credo che questo non sia dando, cioè, una questione di cranio, ma quando. No, questa è una questione di trasporto anche. Perché no, secondo me. È una cosa di. Di produzione, la ditta che produce. Ma non tanto. Di inscatolamento. Inscatolamento. Ah. Perché se, la plancia era. Sì. Questa era messa così. Se questa cosa. Se metti qui, peso sopra, quella piega a lungo andare, fa un viaggio, certo. Questa viene dalla Cina, è venuta. Se questo qui lo faceva costruire dopo, come tanti altri giochi che ti fa costruire a casa. E lo lasciava tutto fustellato. Era tutto fustellato, magari te lo costruisci a mano e c'hai la fustella che è dritta. E. Però avresti dovuto incollare. Queste sono le gocce dell'acqua. Questi sono i materiali, le risorse. Scavatori e betoniere. Piccolini proprio. Micro, micro, micro. Dighe, centrali, omini. Tubi, segnapunti, segna energia, prodotto, turno di gioco. Qui abbiamo le dighe neutrali e il giocatore bianco e le centrali bianche. Le centrali rosa. E lui. Apriamo le plance. Che sono double layer, doppia faccia. Doppia faccia. Ma la parte c'è quella senza disegni, esatto. E una parte senza. Una un po' più cruda e una un po' più spiegata. E i laghi riflettono, sono più lucidi. Hanno un effetto lucido. Esatto, anche al tatto si sente pure. Non, la mia plancia non ha difetti. Partiamo con espansione. Esatto. Tocco magico. La presa è facile, c'ha i buchi. Regolamenti. Su questo gioco qui c'ha il. C'è il coso suo? C'è il coso arancione. Ah. Diga. Ah, queste sono. C'ha la centrale di povera. Questo invece. Ah no, questo. I pezzi per l'espansione. Quindi per i vari colori. Penso sia una componentistica in più. Ok, quella lì non è la centrale. E c'è un omino giallo, in brasare l'ANAS. Non lo so. Questa è la centrale. Io ho questa qui. Un altro modulo. Ah, questa è la plancia. Sì, c'è anche io. Ah, te due già erano scollegate. Due disfrustellate. Questo è le teste quelle da eliminare, con altri contratti. Credo che ci sia un'altra modalità. Questo è Tommaso Battista. Ho fatto bene? Sì. Tommaso Battista. Un altro personaggio. È l'odore. Tosto. Ah, è vero. Ah, questo è Simone Luciani. E questo è Simone Luciani. Grande Simone. Ok, questi sono i nuovi moduli dell'espansione. Quindi questi due sono i miei. Che non conosco. Questo qui non conosco. E questo è dove si va a posizionare l'espansione. Sì, anch'io i moduli li ho tutti. Credo che questo tipo quando mi bellissimo, non riesco a prendere l'ultimo. Questa è la. Blocco che cambierà la vita del gioco. No, non è vero. Cambia solo la. Cambia solo il prezzo. No, cambia solo la vita di imposta.
quando Simone mi ha parlato che Tommaso voleva fare la plancia 3D, io pensavo che la plancia 3D era tipo l'isola di fuoco, che con tanto di acqua che cascava sopra. Avevo fantasticato un po' troppo. Con i mulini. Io no, io ho difficoltà. Ok. Tada! Parlo di parlace. Come montare la plancia? Ecco qua. Quindi pezzi della plancia. Questi sono i sostegni che vanno messi sotto e poi andranno messi là. Questo pezzi, viola, pezzi della plancia. Bellissimi. Il colore è bello, non ci piace il viola, vero? Io mi vuole preferito. Questi hanno i betoniere del viola. Ah, perché c'è personaggi nuovi? No, credo di no. C'è un personaggio qui che ha un potere che sono 8, sono suoi. 3, 6, 7, 8. Oh. C'è dentro, quello dopo vediamo. Ah, ok. C'hai le pedonie delle persone. Poi? Questa è tutta la plancia 3D. La metto qui sopra. Le fighissime monete in metallo. Che belle però. Porca miseria. Sì. Dietro ci sono l'acqua, la corrente e non lo so. Non so che simbolo è. Il simbolo di sembra le onde radio. No. Forse sono i tralicci. Non potrebbe essere. Bellissimo sacchetto che tu hai già esplorato prima. Due personaggi con le rispettive tesserine. Sì, anch'io. E poi artwork. Esatto. Chi è che è? Antonio? L'autore? Antonio De Luca. Belle, sì. Belle però. Cioè, sono tutte un po' rovescio, una un po' dritta. Una non modo. Esatto, da me. Il soggetto è triste, cioè secondo me una diga è triste. Allora, però a parte che la diga è triste, una ma cosa contiene che è bello? L'acqua. Ma non è che la diga è triste. Questa è figa. È che è anche ambientato in un passato distopico, quindi. Bella questa. Questa sembra un po' tipo. Bella. Bravo Antonio, bravo, mi piace. Sì, complimenti. Adesso è il momento di montare. Io sono fortissimo a fare i puzzle. Tu hai fatto mai il camminare italiano dei puzzle? No. Finora è facile. Finora è facile? La pianura è facile. Questo va qui. La pianura è facile. Ok. Campione di puzzle. Ha vinto Luca. Ecco qua la plancia montata. Wow, questo va qui. Questa è disallineata. Questo è la parte di sotto. Vediamo, sì. Dei piccoli problemi di allineamento. Però tutto sommato vedi? Questa qui la parte un po' che rimane. Questo da qui. Ecco, no, ok. Adesso il camione di puzzle è ancora le prese con il puzzle. Ok. Una birra? Sarebbe aiuto? Sì. Ho fatto. Ci siamo. Ok, plancia 3D. Eccola qua. Ci ho voluto 3D per montarlo. Eccoci ritornati dopo il doppio unboxing. Consigliazioni? Farti tu che sei più ferrato, un pochino più ferrato, forse un po' più seguito. Ok, io l'ho seguita dall'inizio fino alla fine la campagna Kickstarter, dove la Cranio ci ha mandato
una miriade di mail, di cui tante con delle promesse, tante con delle smentite e delle correzioni per degli errori di valutazione che secondo me da Bakers hanno fatto. È la più grave. Loro avevano promesso di mandarlo per Modena e l'ha mandato solo 5 mesi dopo, quindi... Beh, succede tutte le... Sì, ma, sì, però un grande appassionato secondo me non guarda alla tempistica di quando ti può arrivare un gioco, guarda soprattutto alla componentistica. Ricordiamo sempre che finanziare un progetto Kickstarter, esatto, tu finanzi un progetto. Esatto, non compri un gioco, non compri un gioco. Anche questo sta sempre da guardare. Sì, questo... Allora, io tutto sommato, dato che Atralio hanno messo anche l'errore delle tesserine che erano troppo poco spesse e le hanno rifatte e hanno promesso che cambieranno le rotelline e hanno promesso comunque che cambieranno anche le gocce, io tutto sommato della versione sono abbastanza soddisfatto. Anch'io sì, sono soddisfatto. La parte Kickstarter, quella, l'ultimo pledge, quella il plus, esatto, con le monetine in ferro, con la pancia tradizionale, personaggi in paio di personaggi in più. Sì, vabbè, ok. Con gli autori, tra parentesi. Gli artwork di Antonio De Luca sono veramente ben fatti e complimenti. Tutto sommato, io sono soddisfatto. Io sono soddisfatto perché sì, lo valuto come... noi qui stiamo valutando l'unboxing, però io lo valuto come gioco, io l'ho visto crescere. Esatto. Quindi... Esatto, e tu sei stato uno dei playtest, sì, esatto, come altri che fanno parte di Noi Rolling. Secondo me... Io sono rimasto soddisfatto. Salutiamo, esatto. Spolliciate, condividete, se volete insultarci... Intruttateci, esatto, e cercate di costruire pure qualche diga in più voi, esatto, quando giocherete, e non fate fregarvi come me. Niente, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.